Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Una settimana dopo la partecipazione a C'è posta per te, la tarantina Flavia replica ad alcuni commenti di dubbio gusto. Ancora lei protagonista, una settimana dopo, Flavia è una ragazza di Taranto che con il suo no pasa nada rivolto all'ex fidanzato nel corso del programma C'è posta per te è diventata virale e ha fatto molto discutere. Insieme a Carmine Luana da Manfredonia, la storia dell'ex fidanzata che replica a chi vuole tentare di riconquistarla utilizzando il programma di Canale 5 ha tenuto banco sui social questa settimana. La giovane donna, come si ricorderà, aveva avuto da ridire in particolare su alcuni post che l'ex fidanzato aveva fatto durante la vacanza a Mykonos. In particolare, avrebbe scritto la frase "No pasa nada", ovvero "nessun problema", come se nulla fosse insomma successo. In televisione, la sua replica decisa aveva messo a tacere ogni tentativo di recuperare la storia da parte appunto dell'ex fidanzato. Chiaramente, gli spettatori più attenti non avevano potuto fare a meno di notare che quello di Flavia non era un volto totalmente sconosciuto, anzi che il suo profilo Instagram ha diverse decine di migliaia di follower. Un profilo che è davvero molto attivo, con lei che quotidianamente pubblica storie in cui, soprattutto nell'ultima settimana, replica anche a chi non ha nulla di meglio da fare che tentare di offenderla. Flavia ha pubblicato nelle scorse ore alcuni commenti che le sono arrivati e in particolare uno che ha tentato di essere decisamente offensivo. Ti puoi anche ricoprire d'oro, ma ricordati sempre che per quanto tu possa cercare di diventare la Chiara Ferragni del Sud, sei prima di tutto tarantina, e questo dovrebbe già bastare, e ascolti Neomelodico. Una frase a cui la giovane ha replicato a modo suo punto innanzitutto, ha postato un breve video proprio della sua città natale, Taranto, sottolineando come è decisamente fiera delle sue origini e poi un suo selfie mentre mostra le dita in segno di vittoria e respinge al mittente il tentativo di offenderla, quindi se volete offendermi dovete impegnarvi un po' di più, sono le parole di Flavia, a cui a quanto pare certi tentativi di metterla in difficoltà sembrano proprio scivolare addosso. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.